Questo video giochiamo Star Breach, il gioco sci-fi skirmish di miniature ideato da Elijah Kellogg. Vediamo insieme un po' di regole su come si gioca questo straordinario gioco, semplice e soprattutto completamente gratis, che è quello che lo distingue da tutti gli altri skirmish di autori indipendenti. È interamente gratis se non da questa copia del regolamento che costa 10 dollari, se non sbaglio. E differisce dal regolamento gratuito per pochissimi dettagli, nello specifico qualche missione in più e le regole per la campagna, ma sono veramente poche pagine nell'intera letteratura del libro e quindi si può tranquillamente giocare senza spendere neanche un euro, se non quello che è il costo delle miniature, che però molti di noi appassionati di giochi di miniature già avranno senz'altro con sé. Allora, Star Breach si gioca su un tavolo 3x3 piedi, quindi 90x90 cm, fino a 4x4 piedi, 120x120 cm, quando si gioca in più giocatori. Oltre alle dimensioni del tavolo, quello che va a cambiare con l'aumentare dei giocatori è il numero di punti della propria squadra. Normalmente una partita standard fra due giocatori di Star Breach va a un massimo di 120 Universal Credit UC, mentre maggiore il numero di giocatori, quindi da 3 a 4 fino a 5-6, andrà anche a calare il numero di punti al quale si va a comporre la nostra squadra. Questo per non andare ad allungare ulteriormente il gioco, che non è avviso cortissimo, a meno che non si è molto pratici del regolamento, ma anche in quel caso una partita mediamente si aggira sulle 2 ore e mezzo. Una cosa fondamentale in Star Breach sono i dadi ordine. Questi sono quelli ufficiali. Ci vuole un set di dadi di colore diverso per ogni giocatore e un numero di dadi uguale al numero di miniature sul tavolo, quindi della propria squadra. Non è fondamentale, però, come si diceva prima, essendo un gioco completamente gratis, non è fondamentale acquistare i dadi originali di Star Breach, ma si possono usare tranquillamente qualsiasi dado a 6 facce che si possieda, purché ovviamente siano della stessa dimensione tra giocatori e di colori diversi tra squadre, ma dello stesso colore all'interno della stessa squadra. Quindi in questo caso, ad esempio, io ho formato due squadre da 90 UC, puramente a titolo dimostrativo, quindi non sono andato a fare le 120 UC regolamentari, e entrambe le squadre sono venute a 6 modelli, quindi ho preso 6 dadi di un colore e 6 dadi di un altro colore, e tutti insieme li andiamo a mettere in un sacchetto opaco, quindi non si deve vedere quali dadi sono all'interno. Ho preparato precedentemente la partita delle liste molto molto semplici. Come al solito non entro nel dettaglio della lista e dei modelli in sé, perché quello che più mi interessa è darvi un'idea del gioco e delle regole di base, non tanto di quali modelli ho usato o con quali caratteristiche. Quelle le andiamo a vedere lentamente durante una piccola partita che andiamo a giocare insieme, nella quale vi illustro le variazioni possibili per ogni modello. Quindi la prima cosa da fare per iniziare a giocare è scegliere lo scenario, e sono incredibilmente tanti quelli disponibili già nella versione gratuita. Sono ben 12 le missioni che danno un'altissima variabilità al gioco ed è uno dei punti di forza, secondo me, di Star Breach, perché difficilmente si riuscirà a giocare tutti gli scenari in tutte le condizioni con la grandissima varietà di bande che sono disponibili, ben 20 all'interno del manuale. Quindi si dimostra in questo senso un gioco molto, molto variabile e molto divertente, perché le condizioni di vittoria sono sempre differenti. Quindi scegliamo uno scenario. Io a titolo dimostrativo ho scelto il secondo per 2 giocatori, e lo scopo è quello di portare un maggior numero di soldati più vicini al centro del campo di battaglia. Maggiore l'importanza del pezzo che si porta vicino al centro, maggiore il numero di punti si ottiene alla fine della partita. Una partita normalmente dura 6 turni standard, ma in questo scenario, dal quarto turno in poi si tira un dado per determinare se la partita termina in quel turno o procede ai turni successivi, fino a un massimo di 6. Quindi, per decidere il lato in cui si vanno a dispiegare le proprie miniature, i 2 giocatori tirano un D6.
Chi vince sceglie quale lato e chi perde dispiega immediatamente sul lato opposto, non scelto dal giocatore che ha vinto lo spareggio. In questa missione però è leggermente diverso, ovvero non si va sui lati opposti, ma si fa una L, quindi da quel lato è questo lato e l'opposto è quel lato e l'altro lato laggiù. Quindi vado a dispiegare le miniature e ci vediamo tra un attimo. Okay, quindi abbiamo dispiegato i nostri continuum syndicate da questo lato, un po' da questo lato e uno qua, e i Terror Legion, cioè gli Space Marine del Caos, da questo lato qua, occupando solo questa linea. A distanza di 3 dal bordo, ricordiamoci che giochiamo su una superficie di 90x90, quindi ho ridotto la superficie giocabile perché in questo caso il game mat è della dimensione di 120x120. Quindi la prima cosa da fare all'inizio del turno è andare a pescare un dado dal nostro sacchetto. Il colore ci dice a chi, quale giocatore spetta la prima azione. Ed è quindi il Continuum Syndicate, perché ho assegnato il blu ai Continuum Syndicate, che sono i nostri soldati del tempo, che possono manipolare il tempo. E quindi il giocatore che possiede controllo del Continuum Syndicate dovrebbe andare a segnare questo dado alla miniatura che andrà ad attivare. Quindi l'azione più comune all'inizio del gioco è correre, il 6. Correre permette di muovere fino al doppio della propria caratteristica di movimento. In questo caso i miei looper hanno caratteristica di movimento 6, che vuol dire che possono muovere fino a 12. Nello specifico ho dato come reliquia ai looper, per non sbagliare, quasi tutta la banda jetpack, quindi possono volare sopra gli ostacoli, quindi possono anche muovere dritti qua di 12, si rimangono sempre in copertura. A questo punto, mettendo accanto il dado ordine alla miniatura che ha attivato, ci ricordiamo che quella miniatura ha attivato e qual è l'azione che è andata a svolgere. E si procede quindi con la pesca. Ricordiamo che il dado ordine, quindi l'ordine 6, l'ordine di corsa e anche l'ordine di assalto, quindi è la classica carica che permette di entrare in corpo a corpo con un modello nemico. Ripeschiamo un altro dado dal sacchetto degli ordini e continua a attivare il giocatore dei Continuum Syndicate. E direi con non tantissima fantasia di eseguire la stessa azione con l'altro looper che si trova qua. Così entrambi si sono avvicinati di molto al centro del tavolo. Si continua con la pesca. Abbiamo pescato Terror Legion. Quindi allo stesso modo le due guardie veterane del terrore le ho dato jetpack, però muovono di 4 e quindi andranno di 8 massimo con la corsa. Gli diamo il dado ordine numero 6. Andiamo a estrarre. Tocca di nuovo alla Legione del Terrore. Direi di fare esattamente la stessa mossa con l'altra guardia veterana. 8. Ci mettiamo qua. Estraiamo un altro dado. Ancora il giocatore della Legione del Terrore. A questo punto potremmo pensare di far avanzare lo specialista. Essendo uno specialista non conviene fargli fare la corsa, altrimenti nella fase successiva che andremo a vedere non potrà fare nessuna azione. Quindi la cosa che conviene fare è il normale movimento. Il normale ordine di movimento è l'ordine numero 5, ok. Questo simbolo, e quindi, siccome il nostro Doomsayer specialista avrebbe movimento 4, ci andiamo ad avvicinare qui dietro a questo tubo, gli diamo 5. In teoria, con l'ordine 5, cioè di avanzata, si potrebbe anche sparare o lanciare una magia o detta abilità psichica. Ci sono diverse scuole psichiche da poter assegnare. Beh, non proprio assegnare, diciamo, sono preassegnate
ai vari modelli in funzione della fazione. Tipo la Legione del Terrore normalmente attinge alla scuola del disordine, mentre i Continuum Syndicate attingono normalmente alla scuola del tempo. Ovviamente a poter utilizzare abilità psichiche sono normalmente gli specialisti in campo e non i soldati semplici. Continuiamo estraendo e tocca di nuovo a Continuum Syndicate. E direi che il prossimo a muovere è il looper che si trova qui, non si vede molto bene, ma c'è un altro looper, e non resisto alla tentazione di sfruttare questi scenici che lo permettono in altezza di volare col jetpack fino a qua, che sono 9, e altri 3 fino a qua. In maniera che è pronto alle prossime azioni a catapultarsi qui al centro. E questa era un'azione di correre. Peschiamo il prossimo dado, che è la Legione del Terrore. E direi quindi di far muovere la guardia semplice che si trova qui verso il centro con un'altra corsa. Per non rimanere troppo attaccati, lo muovo qua, così rimane in copertura, ma non si accentra, perché in questo gioco ci sono delle pericolose armi area effetto che colpiscono entro una bolla di 4 pollici rispetto al punto in cui si rispara. E se si rimane quindi molto vicini, oltre a quelle ci sono anche le granate che possono essere molto pericolose. È bene rimanere abbastanza sparpagliati. Si pesca il prossimo dado. Di nuovo Continuum Syndicate. Quindi direi di attivare il chiaro veggente che si trova qua, di farlo avanzare. Vediamo se il chiaro veggente muove di ben 7. Muove di 7. Ed è perfetto per arrivare qua, scoperti leggermente per vedere la guardia del terrore. E tentare di lanciare un'abilità psichica del tempo. E vorrei usare il teletrasporto. Il teletrasporto mi permetterebbe di scambiarmi. No, vorrei usare lo scambio, lo swap. Vorrei scambiare il chiaroveggente in questa posizione dove si trova la guardia semplice del terrore. Come si lancia un'abilità psichica? Ogni abilità ha scritto un livello di potere sotto l'abilità. In questo caso lo swap ha power level 11, che vuol dire che si prende l'iniziativa del modello, in questo caso è 6, si applicano eventuali modificatori, in questo caso è un meno 1 perché abbiamo mosso, quindi a 6 meno 1 5, bisogna tirare due dadi, facciamo che quelli neri sono sempre della Terror Legion e quelli di questo colore qua, verdino, sono dei Continuum Syndicate. Comunque, tirando questi due dadi e sommando l'iniziativa più eventuali modificatori, devo ottenere 11 più. In questo caso ho fatto 10 più 5, 15, quindi lo swap è entrato. Ci sono delle condizioni per le quali si può controattaccare o tentare di bloccare, diciamo, l'abilità psichica, ma le condizioni normalmente richieste è che si è entro 6 dal modello che sta subendo l'abilità psichica o che l'ha lanciata, e l'unico che deve essere entro 6 è l'altro psichico della banda che sta cercando di bloccare o controattaccare l'attacco psichico. Quindi in questo caso non ci sono le condizioni per controbattere e quindi avviene lo scambio. Questa miniatura si scambia con il mio leader e abbiamo eseguito l'ordine 5 di avanzata. E si procede con l'estrazione di un nuovo dado. Quindi, in questo caso, ancora fortunatamente continuano ad attivare Continuum Syndicate e ci troviamo con il leader in una posizione abbastanza decisiva. Quindi adesso il mio leader si trova esattamente dietro le linee nemiche, grazie a una sorta di teletrasporto temporale che lo ha scambiato con un altro modello. Quindi adesso che abbiamo il nostro chiaro veggente dietro le linee nemiche, l'azione folle da fare è cercare di, dato che siamo in perfetta linea di vista con il leader della Legione del Terrore, di lanciare direttamente una magia. Per farlo si usa l'ordine 4.
che è l'ordine di fuoco, con questo simbolo. Funziona nella stessa maniera di prima, però vogliamo inventare qualcosa di molto esagerato e provare a fare l'electrovolt. L'electrovolt permette di lanciare una sorta di scarica al leader, quindi alla miniatura bersaglio, e se entra si andrà a ripercuotere su tutte le miniature a cascata vicine. Quindi proviamo a lanciarla come prima, in questo caso non ci sono modificatori perché non l'abbiamo mosso, quindi l'iniziativa sarà 6 iniziativa 6 dobbiamo fare 15, sommando il risultato dei dadi. 6 e 7 non è entrato. A questo punto creiamo un nuovo dado e tocca però alla Legione del Terrore. E giustamente, avendo scampato questo attacco pericolosissimo, gli rende il favore. Adesso il leader si trova a 11. 11. Che per il sergente del terrore vuol dire essere gettata di quello che gli ho messo, cioè il Disease Expeller, che è un area effetto. Quindi andiamo ad assegnare l'ordine 4 di fuoco al leader che sparerà al chiaroveggente. L'iniziativa del leader della Legione del Terrore è 5. Va a sottrarre 1 perché è un'arma ad area o effetto, dare effetto, quindi da 5 si va a 4 e come prima si va a tirare 2 dadi a 6 facce, 2 di 6, e si va a sommare al risultato dell'iniziativa. Quindi se tocco iniziativa 5 meno 1, 4, più abbiamo fatto 4, un pessimo tiro, per un totale di 8. In risposta a questo attacco il chiaroveggente fa la stessa cosa, si chiama tiro schivata, quindi va a tirare i suoi 2 dadi. Fa un bel 9, quindi a prescindere dalla sua iniziativa, che comunque è molto alta, alla quale si vanno ad aggiungere dei modificatori, che normalmente sono la copertura, ma in questo caso era completamente allo scoperto, quindi non abbiamo altri modificatori. Se il tiro schivata è maggiore del tiro di attacco, non succede niente, il tiro non è entrato, come in questo caso. Quindi procediamo con il secondo attacco, perché quest'arma ha due tiri d'attacco. Secondo attacco, meglio, 8 più i soliti prima, 4, 12. Mentre il tiro schivata è 7, il chiaroveggente ha iniziativa 6, 7, 6, 13. E anche in questo caso non è entrato. Cosa importante da ricordare è che quando si viene colpiti da un'arma ad area effetto, si deve comunque, se la miniatura colpita, prescindere da quale sia il danno, riceve anche un solo colpo che è entrato, deve eseguire immediatamente un ordine a terra. Questo gli impedirà di eseguire altre azioni quel turno. In questo caso, però, non essendo entrato, non si applicano ulteriori effetti. Si pesca un altro dado e toccherà ai Continuous Syndicate. A questo punto, ai Continuous Syndicate rimane da attivare il MAC laggiù nell'angolo. Il Mech ha movimento 6, i Mech hanno delle caratteristiche particolari. Una di queste è che, avendo gli stabilizzatori alle armi, non subiscono modificatori negativi se avanzano. Quindi in questo caso gli facciamo fare un'avanzata di 6. Ci avviciniamo al nemico che abbiamo teletrasportato qua vicino. A questo punto siamo a 14 di distanza. L'arma del nostro Mech ha un raggio di 24, quindi non siamo decisamente a metà, che ci avrebbe aiutato con un modificatore positivo, ma comunque siamo tranquillamente in gittata. L'altra caratteristica dei Mech positiva è che sparano 2 volte, quindi se l'arma, ad esempio, di questo Mech gli fa fare 2 attacchi, ne fa 4, è come se sparasse 2 volte, e può sparare anche a bersagli diversi, qualora ce ne fossero. Quindi la risoluzione dell'attacco a distanza è la solita di prima. Iniziativa del Mech, meno modificatori. In questo caso il modificatore potrebbe essere la copertura, ma quella si applica sul tiro schivata. Quindi il Mech ha iniziativa 4 più 7, 11. Vediamo se la guardia del terrore lo riesce a schivare, la guardia
Assume iniziativa 3. Quindi 10 più 3, 13. Abbiamo detto 7 più 4, 11. Non è bastato. Secondo colpo, 5 e 8, 11. No, non è sufficiente. Seconda raffica, quindi 8 e 7, 7 e 3, no, se sì, 7 e 3, 10, 8 e 4, 12. A questo punto il colpo è entrato, e dobbiamo fare la differenza tra il totale iniziativa più dadi dell'attaccante meno la stessa cosa nella schivata. Ricordiamoci che abbiamo un modificatore di più 1 per la cover parziale, quindi questo sarebbe 7 più 3, 10 più 1, 11, 8 più 4, 12, quindi è entrato di 1 soltanto, quindi il danno che si andrebbe a infliggere è 1 più eventuali bonus danno dell'arma, che in questo caso è soltanto 1, quindi abbiamo fatto 2 danni. Si va a vedere quanto è l'armatura del soldato della Guardia del Terrore, la sua armatura è ben 3, quindi para totalmente il danno. Se fosse stato 3, ancora lo parava. Deve superare il danno e il valore dell'armatura. Ultimo attacco, ecco 7, 6, 6, 7 perché c'è il modificatore della cover, e 3, 10, 7, 4, 11. Di nuovo, stessa cosa, di 1 più 1, 2 è danno, l'armatura è 3, quindi non gli fa niente. Continuiamo a pescare un altro dado dal sacchetto, che è l'ultimo, ed è ovviamente l'ultimo della Legione del Terrore, che è il nostro psichico, Warlock, che ha movimento 4. Lo farei correre qui accanto a quest'altra miniatura, all'altra guardia veterana. Questo purtroppo gli impedirà di attivare nuovamente la fase di specialisti, ma non c'è molto da fare in questo primo turno. Quindi adesso che tutti i modelli hanno attivato, ci sarebbe la fase degli specialisti. Quindi tutti gli specialisti in questa fase hanno 3 possibili azioni, che vuol dire che se ho tra specialisti e alfa più di 3, comunque devo sceglierne solo 3 che attiveranno nella fase degli specialisti. E le possibili azioni nella fase degli specialisti sono Focus Fire, che permetterebbe di sparare nuovamente, ma non considerando eventuali modificatori di copertura a tiro schivata. L'assalto, quindi una carica, ma non del doppio di movimento come nella fase normale, ma del semplice movimento. L'imboscata è un po' come un'azione di guardia, un Overwatch classico in cui la miniatura si mette in attesa e rimarrà in questa situazione di difensiva fin tanto che non si attraverserà la sua linea di vista con un altro modello. Oppure un'azione di medicarsi, come nelle azioni normali. Si tira un D6 e per ogni punto di dado si va a ripristinare un punto salute. Quindi chi aveva tirato fuori il primo dado nella fase ordini, quindi il primo giocatore del turno, non sarà il primo ad attivare. Quindi l'altro giocatore che ha tirato il dado su dal sacchetto per secondo avrà l'iniziativa nella fase degli specialisti. In questo caso mi ricordo che abbiamo attivato prima Continuous Syndicate, quindi potranno attivare per primi nella fase di specialisti la Legione del Terrore. E la cosa più evidente da fare è andare a attaccare con l'alfa il nostro chirovergente qua. Quindi come prima si va a sparare con il solito modificatore, no scusate, si va a sparare eventualmente se aveva mosso e va al solito modificatore di meno 1, ma non ha comunque mosso al turno precedente, il che vuol dire che spara con la sua iniziativa di 5 e fa 5, mentre il chiaroveggente fa 9, quindi anche senza controllare non entra. Secondo attacco, anche qui pessimo tiro per la Legione del Terrore, non entra. E lui è attivato. Conviene mettere un segnalino per ricordare chi è attivato nella fase degli specialisti. Si alterna, quindi adesso tocca a uno specialista del Continuous Syndicate.
Quindi anche in questo caso un'azione banale sarà quella di sparare con il Mac alla guardia del terrore. Come prima, il Mac ha iniziativa 4, la guardia iniziativa 3, è una copertura, quindi hanno la stessa iniziativa alla fine. Siamo 6 contro 5, come prima entra di 1 non è sufficiente a superare l'armatura, secondo attacco un po' meglio, ma qui ancora meglio, quindi non è sufficiente a superare il valore. Seconda scarica di attacchi, perché anche nella fase di specialisti i mech attivano due volte durante lo sparo. 9 contro 10, niente, secondo attacco. 7 contro 4, si difende benissimo, non subisce neanche un danno. Il mech attivato, secondo specialista da parte della Legione del Terrore, potrebbe essere il Doomsayer, ma non riesce a vedere nessuno dalla sua posizione laggiù. Il Mac lo vede, ma è troppo lontano. E quindi l'altro specialista sarebbe stato il Warlock, che però ha corso e in ogni caso non avrebbe visto nessuno. Quindi si ritorna ai Continuous Syndicate, che hanno la possibilità con il Chiaroveggente di riprovare a lanciare l'Electrobolt come prima. E non avendo mosso, anche in questo caso non ci sono modificatori, iniziative 6, il power level è 15, quindi dobbiamo fare 9 almeno. Perfetto, è entrato. Andiamo a vedere come funziona l'Electrovolt. Quindi questa abilità stupenda fa immediatamente, a prescindere dall'armatura, 5 danni all'alfa, poi a un modello entro 6 in linea di vista più vicino, che questo qua ne fa 4, altri entro 6 più vicino ne fa 3 e all'altro vicino ne fa 2 e per fortuna per loro il sesto modello 1, 2, 3, 4, 5 poteva colpire anche l'altro se fosse stato in linea di vista. Questo punto, sfortunatamente per il giocatore della Legione del Terrore, non ci sono altri specialisti da attivare, ma per il Continuous Syndicate c'è l'Alfa che ha a portata di vista la Guardia del Terrore. L'Alfa dei Continuous Syndicate è molto forte e in più gli ho dato nella lista Dead Eye 1 e Dead Eye 2, che sono delle abilità che gli permettono di avere un più 1 e un più 2, quindi un più 2 totale all'abilità di tiro, che vuol dire che da iniziativa 6 quando spara andrebbe a iniziativa 8 e essendo lui molto vicino e quindi entro la metà della gittata dell'arma ci sarebbe anche un ulteriore modificatore di più 1, quindi ha iniziativa ben 9 contro l'iniziativa 3 della guardia del terrore. Quindi si fa il solito sparo, lui ha mosso, quindi comunque gli rimane il modificatore di meno 1, quindi 8 iniziativa totale contro 3, quindi siamo a 7 più 8, 15 e 9 più 3, 12. 15 meno 12 fa 3, 3 più il valore del Blunderbuss che è danno più 4, quindi 4 più 3, 7. Abbiamo detto l'armatura della guardia del terrore è 3, 7 meno 3 fa 4. 4 sono i danni subiti da questo primo attacco per la guardia del terrore. La guardia del terrore ha un valore di vita di 8, quindi è andato a metà della sua caratteristica di salute. Il Blunderbuss spara due volte, quindi questo era il primo attacco e spara un'altra volta. 4, 2, 6 più 8, 12. 3, 2, 5 più 3, 8, 12 meno 8 fa 4. Ricordiamo che Blunderbuss ha 6 di danno addizionale, quindi Blunderbuss ha 4, quindi 4, abbiamo detto differenza 4 è 8, 8 meno 3 fa 5, quindi 5 sono i danni ancora che subisce e viene così rimosso dal gioco. E con lui rimuoviamo anche il dado in più non viene rimosso, non viene riposizionato nel sacchetto delle orbite di ordine. A
A questo punto siamo alla fine del primo turno e andiamo a rimuovere tutti i segnalini di attivazione degli specialisti e riprendiamo tutti i dadi ordine. Dal gioco e li andiamo a rimettere all'interno del sacchetto dei dadi ordine. Ovviamente non rimettendo il dado ordine rimosso della Guardia del Terrore che è stata eliminata. E si inizia col secondo turno. Siamo al secondo turno e si pesca il primo dado. A questo punto si prosegue nell'attivazione di tutti i modelli seguendo le modalità che abbiamo visto prima. Vediamo adesso alcuni ordini che non abbiamo ancora visto. Ad esempio, il sergente del terrore, quindi l'alfa, potrebbe eseguire un'azione medicarsi, un'azione quindi due del dado. E quello che si va a fare è si tira per quel modello un D6 e il personaggio guarirà di tanti punti salute quanto il risultato del dado, quindi in questo caso 5 precisi sono i punti salute che si va a ripristinare, erano 5 danni, 5 ferite che vengono rimosse dal modello. Quindi proseguiamo il nostro turno cercando di fare alterazioni che potrebbero non essere state viste fino adesso, quindi attivo ogni continuo syndicate e io direi di muovere il looper qui sopra, quindi con il jetpack può volare fino qua senza problemi, si mette un po' allo scoperto ma potrebbe valere la pena, quindi un ordine 5 avanzata e a questo punto si potrebbe sparare, siamo a circa 10 dalla guardia veterana del terrone e quindi non siamo a metà raggio, ma la cosa che non abbiamo visto prima è che quando ci si trova a 3 o più pollici di altezza, si ottiene un bonus, un modificatore notevole di ben più 2. Quindi se il nostro looper normalmente ha un'iniziativa di 5, da un punto sopraelevato ottiene va ben a 7. Si toglie 1 perché ha mosso in questa azione, quindi va a 6. 6, mentre la guardia veterana a 4. Vediamo. 6 contro 4, 10, 10 e 6, 16, 6, 5, 11, metto 16 meno 11, 5, 5 più grande va a 9, perché ha 4, quindi 9, la guardia del veterano ha armatura 3 sempre, quindi 9 meno 3 fa 6. Quindi sono 6 danni dritti che sommati a quei 4 che aveva superano la sua vita, no, equiparano la sua vita di 10 e quindi andiamo a rimuovere anche la guardia veterana. Quindi peschiamo un nuovo dado dal sacchetto degli ordini, tocca alla Legione del Terrore, che quindi diciamo una cosa che potremmo fare è assegnare un ordine di avanzata allo psichico, al warlock, e farlo muovere qua giù in maniera da vedere il mech, cercare diciamo di lanciare un incantesimo possess, quindi cercare di possedere il mech anche se non ha anima. Il power level è 15, il warlock ha iniziativa 5, però ha mosso, quindi 4, 4 deve tenere almeno 11, 8 non basta, niente, fallisce. Si pesca un altro dado, mi tocca al Continuous Syndicate. A questo punto si potrebbe dimostrare come si usa l'ordine fuoco di copertura, far sparare al Mac in risposta all'incantesimo di prima. Quindi quando si fa un fuoco di copertura funziona come un'arma a effetto, quindi si forma una bolla di 4 attorno al bersaglio, che vuol dire che tranquillamente vada a colpire anche l'altro soldato qui di fianco, il veterano.
che non è ancora attivato, e si ha purtroppo però un modificatore di meno 2, che vuol dire che l'iniziativa del Mac cala da 4 a 2, quindi 2 più 8, no, 9, no, 5, 3, 8, più 2, 10, mentre il Warlock ha iniziativa 5, 4 e 5, quindi 4 e 5, 9, abbiamo detto che avevamo fatto 8 e 2, 10, quindi il colpo è entrato, non supera l'armatura, ma essendo fuoco di copertura va immediatamente a segnare un ordine down a terra, ma il Warlock è già attivato, quindi non subisce l'ordine a terra, ma il veterano accanto a lui, che rientra nella bolla di 4 del fuoco di copertura, anche lui subisce un attacco. Subisce un attacco che è 4, 4, 2, 6, non lo supera. Secondo attacco, 10, si difende bene. Ricordiamoci che è comunque un mech, quindi spara due volte. Quindi 7, 9, non lo supera ancora. Ultimo tiro, sempre peggio, non lo supera ancora. Mettiamo l'ipotesi che l'avesse superato, così ad esempio, e quindi prescindere da quale fosse il danno, si va a prendere un dado dal sacchetto e le si assegna a quel soldato colpito dal fuoco di copertura un ordine a terra, quindi uno, l'ordine 1 del dado. Quindi l'ordine a terra è un ordine che si può comunque dare tra gli ordini possibili, quindi tra le azioni possibili, e permette di ottenere un più 2 al tiro schivata. Questo non è un ordine che si usa particolarmente spesso, perché molte armi nel gioco di Star Breach vanno a negare modificatori sul tiro schivata, così come il Focus Fire della fase di specialisti. Quindi spesso può convenire comunque fare fuoco di copertura per costringere l'avversario ad assegnare un ordine a terra. Naturalmente, questa è la stessa conseguenza che si ottiene con le armi a area effetto, e spesso è più conveniente avere un'area effetto come arma piuttosto che usare fuoco di copertura, perché con l'area effetto comunque colpisce più facilmente, perché è un meno uno modificatore, ed hai gli stessi risultati alla fine, perché comunque hai la bolla di 4 attorno al bersaglio. E metti a terra le persone che non hanno ancora attivato, più alcune aree effetto, ad esempio il Disease Expeller della Legione del Terrore, negano eventuali modificatori sul tiro schivata. Quindi con questi ultimi due ordini abbiamo visto tutti gli ordini possibili da 1 a 6. L'unica cosa che ci manca da approfondire è come avviene in Star Breach il combattimento corpo a corpo. Il combattimento corpo a corpo, come abbiamo detto, avviene principalmente con l'azione di assalto, che è quindi la numero 6 negli ordini normali della fase ordini, oppure l'assalto della fase degli specialisti, la quale differenza è che non ci si muove fino al doppio della caratteristica di movimento, ma soltanto della normale caratteristica di movimento. Quindi quando si entra in contatto di basetta con un nemico, proviamo questa situazione. Mettiamo che il veterano abbia fatto un assalto, quindi si sia portato in questa posizione sopraelevata. Il combattimento corpo a corpo è un stabilizio molto particolare e onestamente spesso da evitare. Questo perché è molto sanguinoso. Quindi in questa situazione, come prima, si tirano i dadi, si va a prendere l'iniziativa dei due soldati, si sommano eventuali modificatori di corpo a corpo che si trovano nelle regole speciali dell'arma, ad esempio il veterano, la guardia veterana del terrore ha più uno iniziativa, perché in questo momento ha un subcompact bolt gun che aggiunge un più uno in corpo a corpo. Ai suoi 4 iniziative aggiungiamo questo più 1, quindi andiamo a 5, mentre il Looper ha un'iniziativa già di 5 e in più il Blunderbuss dà più 2 iniziativa, quindi va a 7. 7 contro i 5 e si tirano come prima i dadi.
In questo caso, come succede spesso, il loop era la meglio perché abbiamo 10 più 7, 17, mentre 6 del veterano più 5 fa 11, 17 meno 11 fa 6, più eventuali bonus dell'arma di danno. Quindi, ad esempio, se ho detto 6, 6 più blando e bassa 4, si va a 10, 10 di nuovo contro l'armatura di 3 sono 7 danni pieni. 7 danni, mettiamo che il veterano avesse piena vita e quindi gli rimane ancora. Si va a un secondo round di corpo a corpo. Quindi a questo punto chi ha perso il combattimento corpo a corpo ottiene un meno 2 iniziativa. Quindi il nostro veterano che aveva i suoi poveri 5, meno 2 va a 3, mentre il nostro looper rimane a 7. Si fa un altro round di corpo a corpo. Però diciamo chi ha vinto decide se spingere il nemico e potrebbe spingere il nemico di 2, in questo caso potrebbe anche convenire perché cadrebbe di sotto se lo spingesse di 2. Può decidere lui di allontanarsi di 2 per disingaggiarsi se non volesse continuare il combattimento. Oppure la cosa più ovvia in questo caso, dato che siamo a 7 di iniziativa, è continuare a combattere, che vuol dire si fa un nuovo round con meno 2 l'iniziativa a chi ha perso, quindi il nostro povero veterano va a 3, 7 contro 3, di nuovo qui abbiamo un 10, 17, 5, 5 più 3, 8 ed è uno sfracelo perché non resisterebbe il terzo round. Si arriva fino a 3 round successivi di corpo a corpo, a quel punto si interrompe. Nell'ipotesi in cui ci fosse un pareggio durante il combattimento, che non si deve stabilire chi è il vincitore, entrambi i modelli si allontanano di 2 pollici l'uno dall'altro. Quindi diciamo è sempre molto sconsigliato arrivare al corpo a corpo, a meno che non si è sicuri di avere un livello di iniziativa molto superiore all'altro modello, o quantomeno pari, per non rischiare appunto di perdere il modello con una semplice azione di corpo a corpo. Questa è una delle poche cose un po' dubbie del gioco, perché in effetti scoraggia estremamente il combattimento corpo a corpo. Altra cosa da aggiungere all'azione di assalto, mettiamo che questo modello quindi stesse eseguendo un'azione di assalto su questo looper. Il looper può interrompere l'azione di assalto dichiarando una risposta a fuoco all'assalto, il che vuol dire che esegue un'azione di sparo nello stesso modo classico, ma con un modificatore di meno 2, quindi sarà più difficile colpire. Qualora non riuscisse a eliminare il modello con questa azione di tiro, comunque alla fine dell'azione di tiro il modello nemico può proseguire la sua azione di assalto fino ad andare in contatto di base con il looper in questo caso. Infine parliamo, diciamo ancora qualche altra parola sull'azione di imboscata che si può in qualità di specialisti eseguire durante la fase degli specialisti. Mettiamo che il leader della Legione del Terrore fosse nello stato di imboscata dal turno precedente, che vuol dire che gli si dà un ordine a terra, quindi uno, e rimarrà come se fosse nello stato a terra, quindi con il suo bel modificatore più 2 sul tiro schivata, fin tanto che un modello non muove in linea di vista del modello in imboscata, dello stato in imboscata. E a quel punto il modello che era nello stato imboscata può dire interrompo l'azione in qualsiasi momento, se il movimento era da qui a qua può terminare qua oppure lo può interrompere qua e eseguire una qualsiasi azione che sia l'assalto, che sia cover fire, quindi fuoco di copertura o che sia un'azione di tiro o di lanciare una magia e lo può fare soltanto una volta durante quel turno. L'azione imboscata permane fin tanto che non si assegna un'azione diversa allo specialista. Quindi se anche prima di utilizzare l'eventuale effetto dell'imboscata si decide che lo specialista gli si assegna un fuoco di copertura, un'altra azione, perde automaticamente lo stato imboscata. Come ho potuto vedere, non sono molte le regole per giocare a Star Breach. E la cosa più divertente è poter andarsi a sfogliare le ben 20 fazioni e divertirsi a creare le più svariate combinazioni di modelli, abilità psichiche come abilità dell'alfa e aggiungere reliquie,
poteri speciali e cambiare le armi disponibili ai vari modelli. Quindi sono moltissime le combinazioni che si vanno a creare, al punto che è anche difficile dire quanto realmente il gioco sia bilanciato tra fazioni. Nelle varie partite che abbiamo fatto, sicuramente si è evidenziato che ci sono degli squilibri, ci sono delle fazioni un po' troppo forti e delle fazioni un po' troppo deboli. Ogni fazione ha una sua regola di fazione che caratterizza ulteriormente il gioco per quella fazione. Alcune di queste regole di fazione spesso sono non bilanciatissime come quelle di altre. Alcune hanno regole molto forti, altre hanno regole un pochino più blande, e quindi spesso si vanno a creare dei contrasti negli equilibri del gioco. Un'altra cosa che abbiamo notato nel giocare è che la fase degli specialisti è spesso una fase ridondante che allunga notevolmente il turno di gioco, rendendolo un pochino pesante. Quindi ne abbiamo parlato anche con l'autore e sembra anche lui incline all'idea di rimuovere completamente la fase degli specialisti, perché alla fine è una fase nella fase e spesso toglie qualcosa al gioco piuttosto che dare, almeno questo dal nostro punto di vista, che l'abbiamo giocato svariate volte. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile. Se lo avete giocato, mettete pure i vostri commenti, quale fazione vi piace di più, quali sono le regole che vi tornano meno, fatemelo sapere. Un saluto, alla prossima!